È stato uno dei corridori italiani più importanti a cavallo tra gli anni 70 ed 80. Molto bravo, ma anche molto sfortunato. Ospite degli organizzatori del Trofeo Zanchi a Castiglionfibocchi, lo abbiamo intercettato prima dell'arrivo della corsa. GB Barronchelli ai microfoni di Teletruria. Vengo volentieri in Toscana perché qua veramente il cuore dei veri appassionati di ciclismo sono qua in Toscana. Lei ha indossato anche la maglia del Tongo a fine carriera, quindi ha un rapporto anche con questo territorio. Direi di sì, ho anche un bellissimo ricordo che ho vinto il mio secondo Lombardia dopo 3 mesi di aver divorziato dalla squadra dello supermercati con Moser e mi sono preso una bella rivincita grazie agli sponsor appunto della Del Tongo che mi hanno preso nella loro squadra credendo ancora in Baronchelli e io li ho ripagati, quindi ho veramente un bel ricordo della Toscana e dei tifosi. Senta Giambattista, lei è stato un corridore forte, ma per certi aspetti anche sfortunato. Ricordiamo quel Giro d'Italia perso per una manciata di secondi, beffato dal grande Eddy Merckx. Quello è stato il suo più grande rammarico? Ma perdere non è che si perde per sfortuna, io sono stato battuto da un super che si chiamava Eddy Merckx. La sfortuna, io ritengo che dopo 1 mese sono caduto, ruppi l'omero e feci 3 mesi ingessato con 3 operazioni e l'anno dopo, purtroppo con queste operazioni, ho contratto una malattia una malattia al fegato che ha condizionato parecchio la mia, diciamo, carriera. Quindi la sfortuna che ho fatto diverse cadute nella mia carriera, per esempio nel 77 ero in formissima a San Cristobal in Venezuela, caddi, fui investito da una macchina 3 giorni prima del mondiale e col mondiale lo vinse Moser, potevo vincerlo benissimo anch'io perché era un mondiale duro e io ero molto in forma.